Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Il film di cui vi parlerò oggi è Io sono nessuno, diretto da Ilyen Aishuler e con protagonista Bob Odenkirk, conosciuto per Better Call Saul e Breaking Bad. Il film segue la storia di Hutch Mansell, un uomo oppresso, un marito che non viene considerato e un papà sottovalutato, quel tipo di persona anonima che non si fa mai notare, un signor nessuno. Quando una notte due ladri fanno irruzione nella sua casa in periferia, l'uomo non fa nulla per difendere suo figlio adolescente e sua moglie. Così facendo, Hutch delude e allontana ancora di più la sua famiglia. Questo episodio scatenerà in Hutch una rabbia a lungo repressa, facendogli scoprire abilità letali e portando alla luce oscuri segreti per i quali nel corso degli anni l'uomo aveva a lungo lottato per tenerli segreti. Hutch si ritroverà così ad andare contro un pericoloso avversario che minaccia la sua famiglia. Il film è molto crudo e interessante. Mi aspettavo una cosa simile a John Wick, visto che i produttori sono gli stessi, e invece tutta un'altra cosa, per fortuna. Anche se sulla carta possono sembrare molto simili, alla fine non lo sono. Entrambi hanno un signor nessuno che si incontra casualmente con il cattivo di turno, e quest'ultimo è un boss della malavita russa. Ora il cattivo di turno andrà contro il buono, ma si scopre che il protagonista è stato un super agente nella sua vecchia vita e il cattivo si pentirà di esserci andato contro. Questi due film sono un po' come FIFA e PES, sono due giochi di calcio, ma non sono la stessa cosa. Innanzitutto, il protagonista Hutch, interpretato perfettamente da Bob Odenkirk, mi è piaciuto molto. È stata molto interessante la parte iniziale del film, dove ci mostrano la sua vita monotona e senza alcun tipo di felicità. Quando ci inquadrano il suo viso, si vede proprio l'espressione di chi odia la propria vita. Poi, quando meno te lo aspetti, parte la modalità John Wick e diventa quasi invincibile. La frase che dice prima di picchiare i 5 ragazzi sul bus e il modo in cui la delibera è la perfezione. I'm gonna fuck you up. Una cosa che hanno fatto bene è che lui non è che a caso dopo anni senza allenamento torna ad essere una macchina da guerra. Si vede che è un pochino fuori forma per la lotta. Si può notare soprattutto nei movimenti, infatti viene menato forte. Poi le scene d'azione sembrano vere e la cattiveria che ci mette per picchiare e uccidere sembra reale. Le scene dove lui mena a sangue i 5 ragazzi russi è tanto, forse fin troppo realistica. Quando gli spacca la bottiglia in faccia e gli fa saltare i denti e poi ci mostrano il ragazzo senza denti, oppure quando uno dei 5 ragazzi menati sta soffocando e lui gli fa un taglietto sulla gola e poi ci infila una cannuccia per farlo respirare, fa abbastanza impressione. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo film è che ero lì che mi facevo mille domande su di lui e su come fosse diventato così. E piano piano il film risponde, e quindi ti fa rimanere incollato allo schermo fino alla fine. La preparazione alla scena finale e la scena finale sono quello che io chiamo film d'azione. Mi ha ricordato in certi momenti la scena della chiesa del primo Kingsman. Un'altra cosa molto interessante di questo film è uno dei personaggi secondari, il papà di Bob, interpretato da Christopher Lloyd, cioè Doc di Ritorno al Futuro. È sempre bello vedere una leggenda del cinema in azione. In conclusione vi consiglio di andare a vedere questo film, intrattiene molto ed è pieno d'azione. Il mio voto finale è un 8. Grazie mille per avermi ascoltato fino a qua, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, qua potete vedere due video che vi consiglio e ci sentiamo alla prossima.